Oggi ti voglio parlare di due strutture fondamentali, il cervello e l'intestino, che sono importantissime se vuoi godere di ottimale salute. Sono due strutture intimamente collegate, infatti si scambiano costantemente e quotidianamente informazioni. L'intestino viene denominato anche secondo cervello. Perché secondo cervello? Perché dall'intestino partono le emozioni, positive o negative, la rabbia, la frustrazione, la depressione. Quanto è importante mantenere l'intestino in ordine? È fondamentale. Inoltre ti faccio un piccolo esempio. Quando tu mangi la bistecca naturalmente deve essere assorbita a livello intestinale. Se per esempio all'interno della bistecca fossero presenti delle sostanze tossiche, il secondo cervello, quindi l'intestino, invierà questa informazione al primo cervello, ok? E il primo cervello invierà a sua volta un'informazione verso il basso di creare la diarrea per eliminare la sostanza tossica. Bello, vero? È incredibile, ma è tutto collegato. Cervello, intestino. Inoltre devi sapere che il cervello, il primo cervello, è re ed è il comandante di tutte le informazioni dal cranio fino all'esofago. Andando più in profondità, il primo cervello diventa secondario e la priorità decisionale, ok, parte dall'intestino, fino ad arrivare all'ultimo tratto dell'intestino, quindi il colon, dove riprenderà il sopravvento il primo cervello. Quindi le decisioni importanti, fondamentali, che prendiamo tutti i giorni, dipendono sia dal primo cervello, sia dal secondo cervello. E naturalmente, come dico sempre, è fondamentale mantenere la flora batterica in ordine per poter godere di ottimale salute, riuscire a prendere le decisioni giuste e soprattutto riuscire a mantenere un'ottimale condizione fisica. Bene. Come sempre, se il video ti è piaciuto metti un bel like, condividilo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!